onorevole Rabbino, oggi a Caserta per un'importante iniziativa voluta fortemente da Scelta Civica per l'Italia, le donne e la politica, un tema ancora purtroppo di grande attualità, mi sembra. E così, anche se non va drammatizzato, anzi va visto in positivo, proiettati come siamo verso il futuro. Vogliamo dare un'opportunità di protagonismo nuovo al mondo femminile, non perché lo consideriamo ancora un ghetto o un ambito da tutelare come se fosse una razza protetta o da proteggere, anzi ormai le donne non chiedono il permesso a nessuno e giustamente si conquistano ruoli di rilievo, posti di responsabilità, ruoli di dirigenza, di leadership, come dire, con le loro capacità, con il loro entusiasmo e la loro competenza e professionalità. Però noi vogliamo dare ancora e di più un'opportunità per crescere, per formarsi, per diventare competitive e anche per mettere a confronto le virtù, le caratteristiche, il genio femminile con le virtù, le caratteristiche e il genio maschile, proprio perché si crei una cooperazione emulativa e cioè uomini e donne si provino, competendo tra di loro, a superare in virtù e in valori positivi. Questa è la sfida che sta dietro a questa iniziativa di formazione e di crescita complessiva della nostra comunità. Parliamo un po' dello stato di salute di Scelta Civica, come si sta muovendo, poi soprattutto qui in provincia di Caserta? Beh, Scelta Civica ha deciso di darsi un secondo tempo, dopo l'esperienza politico-elettorale nazionale, un'esperienza dove la società civile è stata selezionata dall'alto, abbiamo deciso di rovesciare la piramide, sfruttando la finestra delle elezioni amministrative del 2016, dove si voterà anche a Caserta e in tantissimi importanti centri del Caserta. Abbiamo deciso di aprire porte e finestre, di promuovere un logo nuovo, un nome nuovo, Cittadini per l'Italia, per dare proprio il senso di un'apertura, di un coinvolgimento, di una chiamata all'impegno, alla responsabilità di uomini e donne naturalmente, perché passino dalla critica o semplicemente dall'attesa, dall'indifferenza ad un impegno attivo. Vogliamo che cittadini e cittadine diventino protagoniste della loro comunità, del benessere, del progresso delle loro comunità e quindi le nostre liste sono aperte a chi ha voglia di rimboccarsi le maniche e di darsi da fare. Quanto conta la provincia di Caserta e poi Caserta in particolare, visto che il comune è commissariato? Beh, Caserta è un centro importantissimo per la sua storia, per i giacimenti culturali, storici, artistici che ospita naturalmente. E poi è uno dei comuni, è una delle realtà più importanti di una regione, la Campania, che proprio con le elezioni regionali appena svolte, si candida ad essere la regione guida del sud. C'è bisogno di una primavera campana e all'interno di questa primavera campana, di questo rinascimento, di questa resurrezione della regione Campania ci deve essere un rinascimento casertano di Caserta e di tutti i comuni del casertano perché questa provincia, questa landa d'Italia diventi davvero occasione di sviluppo, di rilancio ma anche di riscatto per tante comunità, per tante persone di buona volontà, per bene, che vogliono crescere, progredire nella legalità, nell'armonia, nella coesione sociale.